Ciao, non dimenticarti di iscriverti sul mio canale YouTube, quindi andando su questo bottone nella home page e cliccando su iscriviti. E poi, se vuoi rimanere aggiornato, clicca su questa campanellina e poi clicca su tutte. In questo modo, ogni qualvolta pubblicherò un video, sarai avvisato tramite un avviso del tuo browser e troverai i miei video nella home page di YouTube ogni qualvolta aprirai YouTube. Io ti ringrazio se vorrai iscriverti, condividere i miei video e far conoscere queste apparizioni e questi temi che tratto per la salvezza delle anime. Sia lodato Gesù Cristo. Eccoci trovati in questo video. Oggi andiamo a leggere la preghiera che l'angelo della pace ha insegnato ai pastori di Fatima e vogliamo portare questo insegnamento di preghiera nella playlist che abbiamo creato Imparare a pregare. Impariamo allora a pregare attraverso le parole che l'angelo della pace ha insegnato ai tre pastorelli di Fatima, affinché anche noi possiamo recitare ogni giorno questa preghiera per conoscere, per amare, per lodare, per santificare la Santissima Trinità e offrirgli la nostra vita, i nostri sacrifici, le nostre preghiere, le nostre rinunce in favore dei peccatori e di tutti coloro che fanno la guerra alla Santissima Trinità, offendendo il cuore di Gesù e di Maria in modo costante. In questo articolo troviamo una breve lettura delle apparizioni di Fatima che riguardano l'angelo della pace. Allora noi vogliamo soltanto leggere l'inizio di questo articolo, io vi lascio il link in descrizione per poterlo leggere tutto e ci soffermeremo sulle parole dell'angelo della pace. Non abbiate paura, sono l'angelo della pace, pregate con me. Pregate, pregate molto. I cuori santissimi di Gesù e di Maria hanno su di voi dei segni di misericordia. Offrite costantemente all'Altissimo preghiere e sacrifici. Prima delle apparizioni di Fatima, i tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta, tutti i residenti del villaggio di Ajustrel, parrocchia di Fatima, ebbero tre visioni dell'angelo del Portogallo o angelo della pace. In queste tre apparizioni, succedutesi tra la primavera e l'estate del 1916, l'angelo insegnò ai tre pastorelli di Fatima una preghiera di adorazione e di intercessione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo sangue, corpo e anima e divinità di Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle indifferenze con cui ho offeso. Per i meriti infiniti del Sacratissimo Cuore di Gesù e per l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Possiamo apprezzare l'efficacia di questa preghiera in maniera corretta quando concepiamo questa preghiera come il compimento dei due comandamenti più grandi, l'amore di Dio e al prossimo, dalle quali deriva tutta la legge e i profeti. Allo stesso tempo, San Paolo ci insegna, tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto, amerai il prossimo tuo come te stesso. Se comprendiamo qualcosa di questa verità, allora non ci meraviglieremo più che dei ragazzini quasi analfabeti per mezzo di questa orazione, che recitavano per ore intere, fecero in pochissimo tempo tanto bene in virtù e santità. Però, l'angelo non ci dà soltanto una formula semplice di preghiera per il compimento di questo comandamento, in modo che possiamo realizzarlo per noi stessi. Quello che l'angelo desidera ardentemente è che crediamo con lui e adoriamo Gesù Eucaristia con lui, così come lo desidera anche il nostro angelo custode, che noi ci inginocchiamo e preghiamo insieme a Lui. Se facciamo questo, il Signore potrà realizzare una delle promesse più belle, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, ci sono io in mezzo a loro.
una bellissima preghiera che aggiungeremo alla nostra playlist. Impariamo a pregare perché l'angelo della pace ci vuole ricordare come la Santissima Trinità ogni giorno è offesa dai peccati degli uomini, peccati che noi non possiamo nemmeno immaginare, però l'angelo si rivolge soprattutto a noi cattolici, che abbiamo una visione universale della fede, crediamo negli angeli, nei santi, e nella Santissima Trinità, e per noi il paradiso e i regni celesti non sono dimensioni vuote dove ci si riposa per l'eternità. Sono dimensioni dove si continua a vivere lodando e nella pratica amando la Santissima Trinità, facendo la sua Santissima e Divina Volontà. Allora, nella preghiera noi crediamo, adoriamo, speriamo e amiamo la Santissima Trinità non con la nostra volontà, ma con la sua volontà, perché la sua volontà è perfetta e la nostra non solo è imperfetta, è nulla. Con la nostra volontà ogni giorno diciamo parolacce, cadiamo in tante tentazioni, e se accade a noi che cerchiamo di amare Dio, cosa può accadere ad anime che fanno la guerra a Dio? Anime di, come nel caso di tutti quei credenti che odiano a morte Papa Francesco perché lo definiscono un falso profeta, quale danno ne riceve la Santissima Trinità? Un danno che, se ci venisse mostrato, moriremmo sul corpo. Quindi qui non conta quali sono le dispute che noi abbiamo sulla terra, su chi è vero, su chi è falso, qui conta come stiamo oltraggiando la Santissima Trinità. E questo oltraggio lo vediamo non solo nella guerra che facciamo tra di noi, come sta accadendo a Kabul con i talebani, come sta accadendo con il coronavirus, creato in laboratorio per sottomettere l'umanità ancora di più attraverso il Green Pass e il microchip sottocutaneo che verrà. Tutte quelle profezie che il cielo ci ha rivelato attraverso anche le apparizioni di Luz de Maria, che vediamo, che portiamo su questo canale YouTube, nel corso degli anni si sono realizzate tutte. E allora, l'angelo della pace ci offre questa opportunità di adorare insieme a lui la Santa Eucaristia e la Santissima Adorazione Eucaristica, e insieme a lui ci offre la possibilità di chiedere perdono alla Santissima Trinità, non solo attraverso questa preghiera, ma attraverso la nostra vita. L'angelo si aspetta che ogni uomo e donna, come scritto sopra, non abbia paura, anzi, nel proprio cuore, prima di accostarsi a questa preghiera, può dire anche: angelo della pace, chi ha insegnato i pastorelli di Fatima questa preghiera, vieni a pregare con me e dentro di me, affinché io non abbia paura di testimoniare il mio amore per la Santissima Trinità. Gesù e Maria hanno su di noi dei disegni di misericordia, disegni che possono cambiare continuamente, ma disegni che possono portare la salvezza di tante anime, al risveglio di tante anime. Questo canale, che ho aperto e che ha pochi iscritti, non ha lo scopo di guadagnare soldi, non ha lo scopo di chiedere like, mi piace, iscrizioni, ha lo scopo di portare un messaggio
che sia chiaro, affinché le anime di buona volontà possano imparare a pregare, cambiare la propria vita, instaurare un rapporto di amicizia con la Santissima Trinità, parlare con Gesù nel proprio cuore in ogni momento, in ogni luogo, in ogni situazione, per poi essere uno strumento del cielo. E se facciamo questo, Gesù e Maria avranno su di noi un disegno. Un disegno che ci permetterà di essere loro servi, loro figli, per il risveglio e la salvezza delle anime. Allora presentiamo all'Altissimo le nostre preghiere, i nostri sacrifici. Presento all'Altissimo, alla Santissima Trinità, questo video, che è una preghiera, è una preghiera che sto realizzando attraverso una spiegazione, una riflessione, una lettura sulla stessa preghiera che l'angelo della pace ha dato ai pastori di Fatima. Allora, Santissima Trinità, ti offro questo video. E come sacrificio il tempo che sto utilizzando per dedicarmi a questo canale, per realizzare questo video, per montarlo sul programma di editing, per mettere una bella musichina, per mettere delle cose carine e invitare poi il mio prossimo a poterlo vedere, in modo tale che possa conoscere questa preghiera, possa conoscere le apparizioni di Fatima, possa conoscere anche attraverso questo canale YouTube le apparizioni di Fatima collegate alle apparizioni di Medjugorje, perché la Madonna Medjugorje ha detto alla leggenda visca che è venuta a Medjugorje per completare quello che ha iniziato a Fatima. Allora, Santissima Trinità, ti offro questa preghiera che abbiamo recitato insieme a persone che seguono questo canale, per ringraziarti per il dono della vita, per il dono della creazione, per il dono di questo pianeta che purtroppo tanti nostri fratelli e sorelle inquinano. Magari se tra di voi che ascoltate questo video ci sono dei fumatori, buttate le sigarette nel cestino, non buttate la plastica in mezzo alla natura, perché dal cielo gli angeli, gli arcangeli, i beati, i santi, la Trinità Sacrosanta ci guarda. E questo pianeta è come il nostro corpo, è un tempio dello Spirito Santo. Questo pianeta è il tempio di Dio, è una sua creatura questo pianeta, come lo sono tutti i pianeti della creazione. Allora cerchiamo di non inquinarlo più di quanto già lo è. Perché se siamo miliardi di persone e facciamo tante azioni sbagliate, queste azioni poi si ripercuotono sulla Terra inquinandolo. Ormai l'acqua, l'aria, la terra, il sottosuolo sono inquinati da Dio sa che cosa. Allora, Santissima Trinità, io chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Perché se ti amassero non inquinerebbero il mondo, se ti amassero e sperassero in te e credessero e adorassero il tuo Santissimo Sacramento dell'altare che è la Santissima Eucaristia, ma anche se credessero nella tua persona e nella tua divinità, si impegnerebbero questi miei fratelli e sorelle insieme alla mia persona di essere persone migliori, che ogni giorno si guardano dentro se stessi, fanno un esame di coscienza a fine serata e dicono: ma che cosa ho fatto oggi? Ho giudicato, ho detto cose brutte, possiamo migliorare, possiamo smettere di avere la vergogna di chiedere perdono ai nostri fratelli e sorelle di aver detto o fatto qualcosa che li avrebbe potuti portare lontano da Dio. Sia lodato Gesù Cristo.